Times at Roman Evangel. Un con la chiusura bizzarra, forma strutturale, figli di fondamentali iconici, con la grigia, mi hanno scalzato i due cipseroti giorni. Vans, Vinci, Wells, Cimelis, Piede romanzi giocare per luna. Letto di Giorgio Milì.
centro dello spazio. Sia Gotthard, questo è un brano. Prendo un po', ammesso che funziona. Siccome sono malfidenti, ci sono due obiettivi. A meno che uno funziona, viva Dio. Per recuperare lo studio. Le coniche
con le aziende con cui lavoravo, quali fare esempio, anche Sister, faceva anche antiefra metallizzato per l'inclusione petrochimica, un po' di brevetto, ti farò vedere un attaccato a bar. Vediamo quindi altre caratteristiche per attività. Le quattro gambe telescopiche. Modo lunare, allenandosi al vicolo di lunaggio di vicolo con la sua visione 26 di una visionale, dove disegnare per la sua specie di luna, portare la luna visionale, per il primo di questa missione, in genere 1968. Dopo il decesso delle 8 ore lunare, il sole si sono quinto. Thank you.
lì. Lui comanda quello che chiama Schumacher, se non è un pochino di cereali. Così passa avanti.
sono tornati in uscita. Non lo so, non l'ho visto. Scusi, lei qua? No, è lei? No. Non è lei? Ah, dico, non è lei che viene? No, io sono un cliente, io cliente. Per l'acquisto del libro da scrivere. Per un human adventure. Un bel libro della Spring Caffer, Macedonio, Giacomani. Senti, informazioni. È una mostra molto molto bella, un evento www.humanadventure.it, è aperta fino al 4 marzo 2018 alle 10 e alle 6, 6 o 6 e mezzo, 6 chiude la biglietteria, e va veramente la pena, faccio capire anche se poi, anche se magari si sarà in fronte delle cose piuttosto lunghe. Vi saluto. Pittura. 1569. I mezzi pubblici per tornare al paesello. Torniamo alla maison. Non è baschi però,
decisamente interessanti. Una possibilità per danni cioè di terzi. La gambinta 583 sono Repubblica. Sociali, delle politiche attive e le imprese che ruolo hanno? Hanno un ruolo cruciale. Investire sulle competenze dei lavoratori e sulla loro formazione diventa cruciale. Consentire ai lavoratori di muoversi lungo quella scala in modo tale da sfuggire dalle produzioni, dalle attività, dai compiti più rutinari e passare a quelli tecnologicamente più avanzati è anche responsabilità delle imprese, non soltanto del sistema economico o delle politiche nel loro complesso. Una variabile importante è la stabilità del rapporto di lavoro. Ci sono alcuni studi in cui si mostra che un rapporto di lavoro più stabile, quindi possiamo pensare il contratto a tutele crescenti verso il contratto a tempo determinato, poi chiaramente le imprese li usano in modo diverso lungo il loro ciclo, diciamo non soltanto ciclo dell'impresa ma anche nel rapporto col lavoratore, però vi sono evidenze in cui si mostra che quanto più stabile è il rapporto di lavoro, tanto più forte è l'incentivo dell'impresa a investire sulla formazione e più forte è l'incentivo del lavoratore a imparare quanto serve all'impresa piuttosto che acquisire competenze di carattere più generale. Quindi tutto questo sta nel ruolo delle imprese. Quindi concludo con un'ultima slide in cui cito la casa, quindi il governatore Ignazio Visco, che nel 2013, quindi in piena crisi, scrisse questo lungo pezzo dove secondo me ci sono molti degli elementi di cui vi ho parlato, ma soprattutto c'è un invito non solo al sistema economico, al sistema politico e quindi alle politiche di intervenire per fronteggiare quelli che sono stati i grandi cambiamenti avvenuti negli ultimi 25 anni di cui il nostro paese ha sofferto più degli altri, tipicamente, no? La globalizzazione, la tecnologia, gli andamenti demografici, l'immigrazione e così via. Noi ne abbiamo sofferto più degli altri, ne hanno sofferto tutti, ma da noi evidentemente dai numeri la cosa è stata più forte. E quindi dice, è essenziale la risposta della società e di tutte le forze produttive. Quindi le imprese in questo caso sono chiamate a uno sforzo eccezionale per garantire il successo della trasformazione. Qui vedete un po' la lista dei compiti, no? Che il governatore elenca, quindi a crescere, struttura societaria, modelli organizzativi, innovazione, tutte le cose che vi ho detto. Una cosa importante è nell'ultima parte, nelle ultime righe, è che ovviamente quando uno guarda il sistema produttivo italiano scopre che molte imprese l'hanno fatto ed è questo il motivo per cui usiamo dire non siamo la Grecia. Noi non siamo la Grecia, abbiamo un sistema produttivo importante, capace di reagire, che ha dimostrato di riprendersi sulle esportazioni, che innova, che compete e così via. Però c'è purtroppo solo alcune, aggiungo io, un solo lo stanno facendo. Quindi c'è un resto, c'è una restante parte del sistema produttivo italiano che non sembra avere questa capacità di reazione. Qui si tratta di capire il perché. E vi rimando, in certo senso, rimando la palla nel vostro campo, è solo un problema di politiche o è anche un problema di capacità imprenditoriali e manageriali? E qui chiudo. Auspico che il padre che seguirà alla premiazione li colga, li raccolga.
cioè io credo che i temi di diversity, così come quelli di inclusione a tutto tondo, quindi sia donne ma anche generazioni, no? Quindi i giovani, siano temi razziali, quello che vogliamo sicuramente devono trovare un supporto da parte della corpo e social responsibility aziendale, cioè è ovvio che fare bene vuol dire non fare bene solo all'esterno delle aziende, ma vuol dire anche fare bene all'interno delle aziende e vuol dire riuscire ad impattare su quelli che sono tutti i temi sociali. Questo tema dell'esclusione ancora ad oggi delle donne dal mondo del lavoro in tanti settori, in tante posizioni, resta un tema macro, perché guardare la nostra società in un mezzo pubblico qualsiasi, poi affacciarsi e guardare quella che è la fotografia delle nostre aziende, resta effettivamente un senso di discrepanza, cioè uno pensa ci siamo persi qualche cosa, forse noi che cosa ci perdiamo? Io credo che ci perdiamo opportunità, ci perdiamo talenti e ci perdiamo il valore della diversità, quindi effettivamente in tempi in cui, tornerei invece alle ricerche della parte di Banca d'Italia, cioè tempi in cui effettivamente abbiamo ampio bisogno di far ripartire la macchina, si parlava delle imprese familiari e di quanto il management è familiare, no? Anche in questo management familiare forse ci si perde per esempio le donne, no? Quindi quanto una macchina che deve ripartire in aziende che non si possono permettere di sprecare nulla, noi stiamo sprecando il talento. Quindi la mia risposta è sicuramente sì, va fatto con molta disciplina e molto senso di responsabilità, perché i traguardi non si raggiungono diversamente, non basta l'enunciazione del principio, non serve dire servono più donne, bisogna promuoverle, bisogna dare loro una chance, bisogna cercare di interpretare quello che loro magari non chiedono. Io faccio da tanti anni battaglia di temi di genere, veramente tante, e mi chiedo sempre perché sono le donne che devono imparare a chiedere e a bussare e alzare le mani e non possono essere gli uomini che hanno capito finalmente che le donne non hanno lo stesso stile, non bussano, non chiedono e non alzano la mano, no? Assolutamente. E questo è un tema, quello delle donne. Ma abbiamo un problema enorme, cioè il 36% e comunque ancora continua a far fatica a migliorare, cioè migliora il tasso di disoccupazione, quindi diminuisce, ma dall'altra sulla parte giovani 25-35 rimane il vero tema oggi drammatico del nostro paese, dove di fatto siamo i terzi nella parte negativa della forbice a livello europeo. Questo perché? Perché spesso ci dimentichiamo che da una parte sono una parte fondamentale dei nostri clienti finali, se non abbiamo persone all'interno che sanno interpretare questi nuovi bisogni non sappiamo poi e non riusciamo poi ad adeguare le aziende su questi nuovi bisogni. E dall'altra è la sfida tecnologica, oggi noi abbiamo davanti un qualcosa che mai nelle aziende era stato così preponderante, così importante, e spesso proprio il tema delle generazioni cambia perché ci sono degli strumenti, degli utilizzi, dei processi che cambiano totalmente oggi grazie all'innovazione digitale. Allora la sfida più grande oggi è proprio come possiamo far sì che la parte giovane del nostro paese riesca ad integrarsi. Se la guardiamo a livello storico, c'erano sempre stati dei supporti, degli aiuti sulla parte più talentuosa, più giovane del paese. Se pensiamo al passato, dalle corti con i mecenati, i caffè letterari, c'erano sempre stati dei luoghi, un po' come Talent Garden. Quello che proviamo a fare noi è proprio questo, cioè mettere insieme persone che stanno costruendo imprese, non solo decidono di cercare un lavoro ma provano anche a costruirselo, e con l'idea del stare vicino per fare sistema tra di loro e per far sì che le grandi imprese o gli imprenditori dei diversi territori abbiano l'opportunità di conoscerli e di confrontarsi con loro, perché il tema oggi, la vera sfida è proprio culturale. Se non abbiamo quella voglia, quella capacità di stimolo al conoscere il nuovo, non possiamo affrontare le sfide di oggi che fanno sì che il 50% dei lavori che noi oggi conosciamo nei prossimi 20 anni non esisteranno più. Dobbiamo essere pronti prima di tutto come azienda ad affrontare questo cambiamento, e lo stiamo facendo un po' in tutta Italia, un po' in tutta Europa, perché crediamo che oggi la base e la qualità dei talenti vada supportata dalle grandi imprese del nostro paese. Giusto, 3.500 persone in 18 diverse città e 6 paesi europei. Di Talent Garden. Saluto. Invece con Marco Garzino vorrei invece affrontare il tema dell'innovazione legata. Un fenomeno, no, di chiusura sulla gestione familiare delle piccole e medie imprese. Però non entro nel merito di questo aspetto specifico,
ma sicuramente l'aspetto di chiusura è quello che per primo deve essere vinto per fare innovazione. Cioè di chiusura vuol dire proprio incapacità di modernizzarsi? Ci sono tanti livelli di chiusura, quello presentato nella keynote è un esempio, ma ci sono tanti altri. Noi abbiamo iniziato un percorso diversi anni fa che puntava proprio a superare la chiusura dell'innovazione, cioè a diventare un'azienda che abbracciasse un modello di cosiddetto di open innovation, che significa sostanzialmente che le opportunità migliori o anche i talenti migliori, no? Non lavorano tutti all'interno della propria azienda, ma probabilmente ci sono molti talenti fuori, molti partner, molte startup che possono fornire all'azienda delle innovazioni in maniera molto più rapida e molto più efficace. E quindi sostanzialmente un modello che passasse da una situazione in cui l'innovazione viene svolta al 100% all'interno dell'azienda, in un modello invece in cui si gettano dei ponti per collaborare con chi questa innovazione la sta sviluppando in un'ottica win-win, perché qualcosa possiamo dare noi e qualcosa ci può essere data. Questo è il primo livello di apertura ed è quello che noi chiamiamo open innovation, però poi abbiamo cercato anche di fare un'altra riflessione, no? Che è quella di dire l'innovazione si può anche sposare con la sostenibilità, anzi si deve sposare con la sostenibilità, perché non esiste una vera innovazione che possa portare a uno sviluppo sostenibile di lungo termine se questa innovazione non è anche sostenibile. Quindi sostanzialmente il discorso che è partito è stato proprio quello di cercare di coniugare l'innovazione e la sostenibilità. L'abbiamo fatto da un punto di vista organizzativo, ma l'abbiamo fatto anche da un punto di vista dei progetti che portiamo avanti. Al Summit delle Nazioni Unite nel 2015 sullo sviluppo sostenibile ci siamo impegnati a supportare 4 dei 17 SDG. Questo è un aspetto importante, il progetto con Bonifiche Ferraresi, che è un progetto di innovazione ma è anche un progetto di sostenibilità, nasce proprio sulla scia degli SDG. Va proprio nella direzione di uno degli obiettivi dell'Agenda 2030, no? 17 e quindi l'elettrificazione dei consumi, la generazione distribuita, l'accesso all'energia, questi sono tutti aspetti che sono stati coniugati all'interno del progetto. Ma un esempio importante anche di open innovation all'interno di questo progetto è dato dal fatto che abbiamo supportato bonifiche in un segmento che apparentemente, anzi che realmente, è lontano dal nostro core business, cioè quello dell'agricoltura. Come è stato possibile farlo? È stato possibile farlo proprio grazie all'approccio di open innovation, perché abbiamo facilitato Bonifiche Ferraresi ad avere accesso a un ecosistema che è quello di Tel Aviv, che è riconosciuto al mondo come l'ecosistema di innovazione più innovativo sui temi dell'agricoltura. Come noto, in Israele hanno grossi problemi legati a questo aspetto, perché sostanzialmente vivono in un'area desertica, quindi hanno sviluppato tantissime tecnologie che possono essere utili da questo punto di vista. Allora li abbiamo portati a Tel Aviv, dove abbiamo aperto lo scorso anno un hub di innovazione, e a Tel Aviv abbiamo organizzato per Bonifiche Ferraresi degli incontri con delle start-up che hanno sviluppato dei prodotti e dei servizi legati all'agricoltura di precisione. Quindi abbiamo innovato insieme a Bonifiche, non soltanto portando l'innovazione del segmento elettrico in un settore molto, molto diverso da quello dell'agricoltura, ma l'abbiamo fatto anche facilitando Bonifiche Ferraresi ad avere accesso all'ecosistema che è maggiormente innovato in quel segmento. E poi per loro è oggettivamente un problema, perché anche tutto l'ambito del delta del Polesine, no? Che intorno a Ferrara hanno tutti questo problema di riqualificare in maniera innovativa e anche produttiva, però insomma, quindi è sicuramente una cosa che citavamo prima, gli obiettivi dettati dall'agenda dell'ONU sicuramente aiuta in questo senso. E invece con Paolo Anselmi, che nasce sociologo, giusto? Allora, anche facendo noi questo lavoro al Corriere ci siamo resi conto che esiste anche un tema di reputation aziendale. Cioè, se io azienda mi impegno ad essere anche sostenibile, questa cosa influenza anche in positivo il consumatore. Voi avete esaminato questo fenomeno, ha dei riscontri secondo lei? E quindi garantisce poi anche un ritorno all'impresa. Sì, e questo è un punto assolutamente cruciale, perché
È assolutamente vero che oggi i consumatori sono pronti a riconoscere, ad apprezzare e a tradurre anche poi in propensione positiva verso una marca, verso i suoi prodotti, comportamenti di responsabilità e di sostenibilità. D'altra parte però i consumatori, noi abbiamo su questo un osservatorio che va avanti da diversi anni, i consumatori ci continuano a dire che le imprese su questi aspetti comunicano troppo poco, cioè che spesso si fa fatica a discriminare tra imprese buone e imprese meno buone. E credo che questo sia in buona parte vero, non è vero per tutti, ma certamente c'è stata forse fino ad oggi, motivata, sicuramente una certa timidezza da parte di molte imprese nel portare al consumatore finale la consapevolezza, l'informazione sulle iniziative di sostenibilità che vengono messe in atto. Alcune volte anche perché magari non ci si fida, può essere? Non ci si fida, non si pensa di non essere totalmente, cristallini a 360 gradi, e quindi questo fa sì che poi il consumatore oggi chiede maggiore informazione. Aggiungo un altro elemento che credo sia fondamentale tenere presente dalla parte dell'impresa. Le imprese oggi sono molto più di quanto non fosse in passato legittimate come attori positivi, non solo per la creazione di valore economico, quindi di buoni prodotti, di buoni servizi, il contributo che danno, ma attori positivi anche sul versante sociale e ambientale. E la parola forse più importante tra quelle del titolo di oggi è la parola leadership, cioè le imprese forse non sono sempre tutte pienamente consapevoli che possono svolgere un ruolo di leadership anche culturale, cioè di informazione, sensibilizzazione, educazione dei consumatori su comportamenti di sostenibilità sia ambientale che sociale. E questo secondo me è un ruolo che potrebbero svolgere e che rafforzerebbe, avrebbe delle ricadute sicuramente positive anche nella relazione con i consumatori. Quindi è vero che comunque questo può condizionare, per cui alla fine l'azienda, facendo una cosa di sostenibilità, quindi di impegno responsabile, alla fine può avere anche un ritorno. Assolutamente, con la ovvia condizione che ci sia una piena corrispondenza tra quello che viene raccontato, quindi che ci sia corrispondenza tra, come diciamo noi, tra immagine e identità, quindi il greenwashing, ecco, dobbiamo proprio dimenticarcelo. Vabbè, io il tonno intanto l'ho cambiato perché ero... Thank you.
cosa ti viene di di mal di schiena. Ma
nevichi, nevichi, nevichi. Sono fortunato, funziona. Sono fortunato, funziona. Se andiamo a vedere Glorioso Olivetti, Palazzo Clerici, Studio per Studi di Politica Internazionale. Logico, la facciata risistemata. Logico, mese, questa è la cultura.
tanti sono già avanti, eh. Non so di che sta. Perché tre bombe di veraccio 8 euro. Riuscirò a prendere tre nord, mezzogiorno, andiamo un po'. Grazie. Thanks. La Piazza Cordusio. Prendiamo questa metropolitana. Arrivare a Trenord sperando di beccare. In my walls that I reach you, in my heart that I miss you, in my world I'm celebrating. Abbiamo lasciato le chiavi di andata via, di andare a casa a mangiare. Thank you.
Thank you.